da una Firenze ancora sorridente, siamo orgogliosi come fiorentini e come rappresentante del nuovo diciamo freestyle emergente toscano, di accogliere Catalano qui. Ed ecco a voi la verace battle. Ragazzi, divertitevi. Abbiamo la seconda e ultima sfida a due di questi ottavi di finale. E sarà una sfida storica, generazionale, diciamo. L'ho voluta io. Intergenerazionale. Cazzo. Grungi contro Boletus Papa. Signori, è padre contro figlio. Padre contro figlio. Saluti per Nara. Bravo, noi stiamo facendo la storia. Ora si aspetta solo la a cappella, padre contro figlio. Wow. A cappella. Inizia situazione reale. Inizio io. Vai. 5 entrate a testa. Vai, dopo di noi quando ti fermiamo noi. 3! Buono, io inizio? Sì! 3! Se lo sapevo almeno mi preparavo prima! Raga, tutti insieme! 3, 2, 1, tempo! Ma sta zitto, brutto coglione! Che io sono Simone, te sei il figlio! Se tu hai iniziato a rappare, lo devi alla mia capacità di improvvisare! E... questo era un fatto? Sì, fatti tutti per un blocco io. Te l'hanno detto anche loro, adesso basta. Ho paura di battermi, di batterti, perché sennò chi mi cucina la pasta? E quindi non lo so. Per me lui è l'autorità superiore. È normale che il figlio di fronte al padre si senta un po' in soggezione. Brutto coglione, fai di nuovo. Sentirti in soggezione, perché io di tante cose sono un campione. A reppare sono io il vero coglione, ma almeno ci ho provato con grande soddisfazione. Dai, però continua così, continua a non fare la metrica, che se vinci ti avverto che boccio l'esame di teoretica. Ti faccio capire le capacità della mia fantasia. Ti posso stupire quando faccio freestyle, quasi quanto se un giorno mi vedi pulire casa mia. Con questo mi hai battuto, perché non ho alcuna speranza che tu possa riuscire. Tu a pulire la casa sei una chiavica, come in presenza scenica. Questa l'ho accusata, lo ammetto, è la verità. Non ho preso la presenza scenica da mio papà. Però ti voglio dire un'altra cosa con sincerità. Non ho preso tante cose, ma perlomeno a differenza tua c'ho qualità. La qualità effettivamente in questa cosa mi fa difetto. Sono stato giovane anch'io, brutto inetto. Provo a vedere se alla mia età con mio nipote tu sarai meglio di me. Come presenza scenica! Lo ammetto, questa mi ha stupito sopra i quarti. In quanto padre, non chiudere le rime è una cosa che dovresti insegnarmi. E spero che tu ci riesca, davvero con stile. Spero però che non abbia la stessa efficacia dell'insegnarmi a pulire. Non ti insegno a pulire, ma io non so pulire, ma so fare tante cose, so cantare, so ballare, so fare l'amore, ti ho insegnato a queste flow. Ultima! Questa è l'ultima. Sì, è meglio. E ammetto che hai fatto cagare. Questa è una bella scena, però sai già che la prossima volta che andremo nel bosco sarò io quello che uscirà con la gerla piena. Ragazzi, qua si è fatta la storia, non so se... Andiamo a tre, vogliamo! 1, 2, 3! Magazzino per gruppi! Mi sta piacendo la...